Stasera prepariamo la pizza con la sardella piccante, vale a dire i carricelli con la sardella piccante. Questa è la sardella originale, da me prodotta, quella sicura, 100% originale. La sfoglia l'abbiamo ricavata dall'impasto del pane, avendo utilizzato anche il lievito madre, che troverete sempre nel mio libro e anche nel video tutorial di come preparare il lievito madre. Mettiamo un po' di olio extravergine d'oliva, in questo modo. Ok. Adesso utilizzando questa spatola spalmiamo la sardella. Raffredda un po' congelata. Diciamo che io metto almeno 250 grammi di sardella per questa pizza. Mettiamo ancora un po' di olio extravergine d'oliva. L'olio è importante metterne un po' sia per stendere la sardella sia per rendere il tutto più morbido, in modo che la sardella non bruci. Ovviamente olio extravergine d'oliva, non quello che trovate a 3 euro, quello non va bene. Olio locale di persone che conoscete, possibilmente. Di olio e ci siamo. Ok. Adesso bisogna fare un filoncino, bisogna avvolgerla in questo modo qua. Una volta formato il salsicciotto lungo, si possono tagliare in questo modo, più o meno fate 3-4 centimetri. Adesso prendiamo una teglia di quella buona, professionale, mettiamo olio extravergine d'oliva nel fondo, ok, possiamo cominciare a disporre i pezzettini in questo modo. Partiamo dal centro.
Ok, fatta questa rosa, possiamo ancora mettere un po' di olio extravergine d'oliva. Ok, adesso facciamo lievitare un po' e dopodiché saranno infornate a 180 gradi per 20-25 minuti, non di più. Possiamo infornare i nostri carricelli con sardella, forno già riscaldato a 200 gradi per almeno 20-25 minuti. I carricelli con sardella sono pronti, vedete, sono belli rosolati, fiammanti, fumano. Adesso li facciamo raffreddare un po' e poi ne mangiamo almeno due stasera con una birretta fresca. I carricelli con la sardella sono pronti, adesso ne gustiamo qualcuno. Con una birretta fresca mangiamo i carricelli con la sardella. Bene, alla prossima occasione da Michele Expert, Croparati, provincia di Cosenza, con le tradizioni locali tipiche al 100%, con prodotti locali a chilometro zero.